Manca il numero legale e la seduta del Consiglio Comunale di Pescara, prevista per oggi, salta. Assenze strategiche tra i banchi vuoti della maggioranza, che diserta l'aula presumibilmente per eludere il voto sulla commissione d'indagine proposta dalle opposizioni e relativa agli appalti comunali. Decisi però ad andare fino in fondo, i consiglieri di opposizione hanno convocato in mattinata una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune, chiedendo al sindaco e alla sua giunta di dare risposte ai cittadini sulle spese sostenute anche per il progetto di Viale Marconi, al centro di un'ulteriore revisione. A farsi portavoce delle istanze dei consiglieri di minoranza è Carlo Costantini, candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali di giugno. Noi anzitutto dobbiamo riavvolgere il nastro, tornare ad un anno fa ed avere la consapevolezza che i pescaresi sono stati denigrati a livello nazionale ed internazionale, perché tutti gli organi di informazione hanno parlato dell'inchiesta sugli appalti, sugli scandali e sulla cocaina, ed è un fatto che ha danneggiato in modo gravissimo l'immagine della città di Pescara. L'unica reazione del sindaco Masci all'epoca fu quella di pretendere un test antidroga a tutti i dipendenti comunali, come se le responsabilità del suo stretto collaboratore fossero automaticamente, sulla base di un principio di colpevolezza basato sul nulla, applicabile a tutti i dipendenti comunali. Oggi, che si sarebbe dovuto riavvolgere il nastro a conclusione di quello che è accaduto in questo anno e mettere in campo un'operazione di trasparenza e di serietà, facendo sapere ai pescaresi come sono stati spesi i loro soldi, la maggioranza è scappata. Purtroppo questa reazione denota l'irresponsabilità di un sindaco gambero, così l'ho definito, perché ormai il suo più grande impegno in campagna elettorale non è quello di rivendicare i meriti per quello che ha fatto, ma è quello di trovare le scorciatoie per rimediare ai danni e ai disastri che ha fatto. E questo è quello che sta accadendo su Viale Marconi. I cittadini si interrogano sull'utilità dei soldi spesi, 2 milioni di euro per realizzare un progetto che doveva rendere Viale Marconi un boulevard parigino, una strada nuova, moderna. Oggi tutto questo è dimenticato. Continuare a lavarsi le mani e a scaricare responsabilità sul centrosinistra, quando il progetto di Viale Marconi sulla precedente giunta prevedeva una sola corsia riservata e invece nel 2021 la variante al progetto ha trasformato l'arteria principale di Porta Nuova in quello che oggi per le opposizioni è sinonimo di irresponsabilità, così come anche per la questione dei famigerati T-Red, dopo il passo indietro del sindaco che in molti hanno letto come una mossa elettorale. Perché oggi non può dire che i semafori trappola servivano ad educare i pescaresi al rispetto alle norme del codice della strada. Se fosse stato così, nei bilanci di previsione avrebbe dovuto inserire una progressiva riduzione degli introiti, perché evidentemente se i cittadini si educano al rispetto del codice della strada, l'introito delle sanzioni cala. Ed invece anche nel 2024 ha previsto un innalzamento delle entrate. Questo vuol dire o che spera che i pescaresi diventino ancora più indisciplinati di quanto non lo sono, oppure che lo scopo suo era e resta quello di fare cassa, di spostare i soldi dalle tasche dei pescaresi al bilancio del Comune di Pescara per realizzare opere come Viale Marconi, ad esempio, che vengono fatte e poi disfatte.